po' di licenziosità a corte, diciamo che fa parte della tradizione delle case reali. E poi scandali e rivelazioni difficilmente portano a vere crisi e rotture, perché quando si tratta di un futuro re e una futura regina, come nel caso di Frederick e Mary di Danimarca, c'è da pensare soprattutto al destino di un'istituzione, la monarchia, certamente anacronistica e quindi vulnerabile. Ecco perché sul presunto tradimento del principe ereditario è calato rapidamente il silenzio. Eppure le foto di Frederick, sposato da 19 anni con Mary Donaldson e padre di 4 figli, fotografato a Madrid con Genoveva Casanova, personaggio televisivo molto noto in Spagna, di rumore ne avevano sollevate un bel po', nonostante la Casanova avesse precisato che le insinuazioni sulla sua relazione con il principe erano false e lesive della sua reputazione. E mentre la famiglia reale danese si preoccupa soprattutto di soffocare lo scandalo, c'è chi nella vicina Svezia ci ha fatto l'abitudine. Le sbandate di re Carlo Gustavo sarebbero tante e documentate fin dal 2010 da una biografia non autorizzata, Carlo Gustavo, il re riluttante. Il libro, scritto da 3 giornalisti, è una bomba. Attraverso ricerche durate 2 anni, gli autori scoprono che Carlo Gustavo, subito dopo aver conosciuto nel 1972 l'attuale regina Silvia, avrebbe cominciato a organizzare, almeno per 2 decenni, festine e luci rosse che vedevano come protagonisti il re, un ristretto gruppo di suoi amici e decine di giovani e giovanissime. Tutti questi scandali hanno provocato una caduta verticale della popolarità del re, mentre la regina, come conseguenza delle imbarazzanti rivelazioni, avrebbe smesso di portare l'anello nuziale. Nessun commento ufficiale da parte della corte spagnola, infine, alle rivelazioni contenute nel libro scandalo dall'eloquente titolo Letizia e io, quali segreti nasconde la regina Letizia? Scritto da Jaime del Burgo. L'uomo, che dal 2014 al 2016 è stato sposato con la sorella della sovrana, Thelma Ortiz, sostiene che la sua storia d'amore con la regina sarebbe stata precedente. Si sarebbe interrotta quando lei si innamorò del principe delle Asturie e sarebbe poi continuata anche dopo il loro matrimonio. Lui e la regina pare sognassero di scappare insieme negli Stati Uniti e Letizia, già mamma di Leonor e Sofia, gli avrebbe addirittura proposto di avere un figlio insieme, utilizzando una madre surrogata a Los Angeles.